che faccio allora? Non mangio? Entriamo, dai, ho saputo che oggi c'è Gesù nella sinagoga. Entrano e si siedono. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico che non porvi al malvagio, anzi, se uno vi percuote la guancia destra, porgeteci anche l'altra. Ma Gesù, se dici così, ti metti anche sopra di Mosè. Mosè ci ha insegnato così, occhio per occhio e dente per dente. Vero, è quest'anno di giustizia. Mosè vi disse quelle cose per la durezza del vostro cuore. La discussione era animata quando ecco entrare una donna tutta trappita e curva. La donna si sedette, Gesù la chiamò a sé. Donna, sei libera dalla tua infermità. E le impose le mani. Tutti stavano a guardare. Ella poco a poco riuscì a raddrizzarsi. Abbracciò le gambe di Gesù continuando a dire. Ma il capo della sinagoga si sdegnò perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato. Gesù, perché non rispetti il precetto del sabato? Non sai che in questo giorno non si deve fare nessun lavoro? Il sabato è il giorno del riposo. Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi curare, non il giorno di sabato. Ipocriti, non scioglie forse di sabato, lascia il cuore della mangiatoia per condurla ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo che Satana aveva tenuto legato 18 anni, non doveva essere sotto da questo legame il giorno di sabato? E tutti rimasero a